Amici dei videogiochi, ma soprattutto amiche dei videogiochi, bentornati. Siamo arrivati all'11 dicembre e c'è una nuova puntata di videogiochismi. Torniamo nella serie giochi e vediamo questa volta un bel picchiaduro classico incontri uno contro uno, però con un'ambientazione strana, cioè preistorica. Perché cosa è successo? Fino adesso abbiamo visto umani che si picchiano, ma c'erano anche picchiaduro con strane creature. Era anche più facile da gestire ed evitare le polemiche mettendo mostri strani o robottoni o cose varie. Questo gioco nasce da parte di Atari, questo che vi mostrerò, e sulla scia cerca di seguire la scia del successo di Mortal Kombat. Erano gli anni in cui l'ultra violenza di Mortal Kombat era di super successo, c'erano questi omini digitalizzati, super realistici che si picchiavano, c'era la cosa delle fatality. Cos'erano le fatality? Quando avevate vinto due round, vi davano qualche secondo per fare una combinazione di tasti e il personaggio che avete selezionato faceva una mossa super sanguinolenta che uccideva l'avversario. Era una cosa che ovviamente mamme, giornalisti ci andavano, svenivano per l'avvenire di queste cose, ma ovviamente a noi ragazzini piaceva perché oh, possiamo ammazzare, possiamo staccare la testa a uno. Realismo, realismo no, però nel senso, cool, meraviglioso. Allora, anche Atari decide di buttarsi in questo mercato e pensa, ma ci sono tanti picchiaduro con esseri umani, cosa va di moda anche in questi anni? Jurassic Park. E allora, cosa potremmo fare? Facciamo un picchiaduro dove i dinosauri si menano. Ed ecco voi, infatti, prima rage di Atari. Dopo la sigla, tutto per voi. Ah, mi raccomando, parental advisory. È un gioco abbastanza violento e sanguinolento, quindi vi avviso subito. Tenete lontani i bambini. Diciamo, prima Rage di Atari, anno di grazia 1994, hanno questa simpatica pensata di fare la trama di questo gioco che è ambientato nel futuro, diciamo che sono i dinosauri, ma nel futuro, la civiltà è stata sconvolta da una serie di cataclismi, sono venuti fuori questi dinosauri, ognuno ha conquistato una parte della Terra, infatti ci sono tutti gli omini tipo cavernicoli che fanno il tifo e si stanno combattendo uno contro l'altro per dominare il resto del pianeta. Ci sono i dinosauri buoni e i dinosauri cattivi, ognuno i suoi seguaci e volendo puoi anche mangiarti i seguaci dell'avversario per riavere l'energia. L'animazione è molto ben fatta perché sono modellini fatti in stop motion che hanno renderizzato e messo nel gioco. Ogni tanto vedrete qualche glitch grafico perché il gioco non è stato ancora, era protetto molto, in modo molto feroce dalla pirateria e quindi quando l'hanno emulato devono ancora riuscire a togliere tutte le varie protezioni, quindi ogni tanto c'è qualche glitch grafico, galleggiano per aria, ma insomma è solo un problema di tempo quando riusciranno a farlo girare sui nostri PC correttamente. Diciamo, il gioco è abbastanza sanguinolento e sulla scia dei vari Mortal Kombat, cioè alle fatality, a tutto. Io mi ricordo di averci giocato in sala giochi dove era? A San Giacomo, ma non mi aveva impressionato perché, ok, sì, per un ragazzino che ama i dinosauri è una figata, però era strano da giocare, perché proprio il fatto di non avere degli avversari umani con dei calci, con dei pugni, ma mosse strane, ti dava, non so, non è croccante, non è la giocabilità che piace a me, è un po' legnoso. Infatti non mi ricordo, nessun animale è stato massacrato, sono tutti finti, nessun animale, nessun dinosauro è stato maltrattato per fare questo gioco, mi raccomando. Dicevamo, potete scegliere vari dinosauri, c'è il T-Rex con le braccine, c'è questa cosa velenosa, qui c'è questi yeti, il T-Rex cattivo, questo qua, il stegosauro,
Abbiamo Sauron. Ovviamente vi dico, non mi ricordo minimamente le mosse, neanche le fatality, ma forse è meglio così perché non vorrei che YouTube mi venisse ad arrestare perché mostra robe troppo violente. Comunque giusto per farvi capire lo stile. È un gioco che però ha avuto abbastanza successo perché ne hanno tratto una serie di action figure, cioè sono usciti i giocattoli di questi dinosauri. Questo è facile, non c'erano già i modellini. Sono usciti dei fumetti, sono usciti dei libri, però paradossalmente non è mai uscito un seguito. Dovevano farne un seguito, prima Rage 2, che è uscito come prototipo, però non è mai uscito definitivamente in sale. Cioè, sono riusciti a trovare una copia del prototipo ed è emulato nel MAME con una versione speciale. Magari ve lo mostrerò un'altra volta perché ovviamente è pieno di glitch grafici ancora di più. Però sì, l'hanno salvato dall'oblio, nonostante non sia mai uscito, sono riusciti a farlo. Vedete, è strano perché non è facile, cioè io sono abituato a calci, pugni, questa roba. Le mosse poi sono strane perché devi tenere premuto i tasti e muovere dopo, cioè queste mosse speciali, è un gioco molto strano. Ma valeva la pena mostrarvelo perché appunto è molto archipico e anche questo ha fatto... Non dico che ha fatto la storia, ma è... C'è un aneddoto curioso, tra l'altro. È stato convertito per varie console. Vedete, qui c'era per fare la fatality, ma io non ho minimamente idea di come si fanno le fatality, quindi accontentatevi così. Probabilmente c'era una mossa con cui lui se lo mangiava, una mossa in cui gli dava fuoco, robe varie. C'è una fatality particolarmente infame di un personaggio che ha portato il gioco nelle sue versioni casalinghe a essere ritirato dagli scaffali. Perché insomma, non so se è una leggenda metropolitana o meno, ma credo che in realtà sia vero perché è successo altre volte cose del genere. E c'è un personaggio che ha una fatality Chaos che si chiama Golden Shower, che già il nome insomma magari è una pratica del porno, già chiamare una fatality con una cosa pornografica è un po' così, ma diciamo questa fatality c'è il personaggio che, ve lo dico, urina sull'avversario, l'urina è acida e lo scioglie. Già fa abbastanza schifo, no? Mi rendo conto. Ma sembra che una mamma in Arizona si sia lamentata perché il figlio, dopo aver giocato a questo gioco, è andato da un compagnuccio, l'abbia picchiato e poi gli abbia urinato addosso imitando il personaggio del gioco. Adesso non si sa se queste sono robe vere, sono false, però sembra che la catena Best Buy americana ha ritirato il gioco dagli scaffali e le versioni successive, le versioni casalinghe, gli hanno tolto sta fatality per evitare polemiche. Non so quanto sia vero di tutto questo, quanto sia falso, ma era un aneddoto curioso da farvi conoscere. Onestamente sto gioco non è che mi faccia proprio svenire sta mega voglia di giocarlo, ecco. Era questo personaggio qua, Chaos, un personaggio malvagio, aveva questa fatality che... Cioè sì, graficamente è una roba da... Cioè nel 1994 era da sdogarsi la mascella, però non so, mi sembra... legnoso, finto, cioè... Onestamente è un divertimento carino, ma... Meglio ma non ci vivrei, ecco, sono suonati i picchiaduro che di gioco volentieri, questo è più una curiosità. Guarda appunto questo sistema assurdo di fare le mosse che non riesce neanche una mossa... Se dovete tenere tenuto il pulsante per muto e fare cose, come stanno. Onestamente tra questo e Mortal Kombat, mille volte meglio Mortal Kombat. Ho picchiato una povera seguace. E che volevano conquistare i dodicenni, no? I dodicenni vedevano i dinosauri, vedevano le robe. E boh. Abbiamo finito anche per oggi, direi. Ci vediamo domani per un'altra puntata. E oggi abbiamo visto animali, domani chissà. Buona giornata a tutti e ci rivediamo nel Jurassic Park. Ciao a tutti.